Benvenuti sul canale di Gamercode, qui è King Evolution 61 e riprendiamo la trama principale di Immortals Fenyx Rising. Questa volta, dopo la breve parentesi di esplorazione, anche se non abbiamo completato tutta questa zona, però ci rituffiamo nella quest principale, quindi andremo nella sala degli dei per scoprire di più sulla nostra avventura, sulla nostra storia. E su come ci metteremo nei guai, e molto probabilmente moriremo malissimo N 14 volte, secondo me. Allora. Bene, lì ci abbiamo un po' di ambra e abbiamo riscattato degli oggetti, bene. Questo già l'abbiamo messo nella mappa, va bene. Andiamo a sbloccare quello nel caso. Vediamo se riusciamo a toglierci un po' di nemici così, con qualche aiutino. No, l'albero abbiamo fatto cadere. Vabbè, dai, intrepidi. Ci tuffiamo nella battaglia. Eccoci. Piano. Piano. Ok. A te pure ti tolgo. No, ho sbagliato tasto. Aspetta. Perfetto. Olè. Mi scordo di utilizzare a volte la parata, invece dovrebbe essere utile, soprattutto quando ci sono pochi nemici. Olè. Vai. Olè. Cattiveria. L'ultimo attacco della combo me la potevi pure far fare. Dai, con cattiveria. Perfetto. Prendiamoci il fungo blu. Apriamo il forziere con leggiadria. Abbiamo una nuova arma, ascia bipenne proibita. Vediamo che cosa ci fa. Allora, questa ci dà 30% di danni con combo con l'ascia, mentre la salute è al massimo, cosa che succede raramente. Il 40% dei danni per 6 secondi in caso di parata perfetta. Vabbè, io terrei quasi questa, dai. Sì, terrei quasi questa. Allora, noi dobbiamo andare lì su. Quindi, bando alle ciance. Sì, l'abbiamo già imparato. Che scorci. Ah, qui c'è una. Dai, ci stiamo. Quasi quasi. Magari sblocchiamo qualche perk, qualche cosa particolare. Olè. Perfetto, vieni anche tu. Olè. Addentriamoci e vai. Olè. Questo è di grado 1? Sì. E allora dai, tuffiamoci. Guardiamoci sempre intorno se magari lasciamo qualche strada. Sì. Ok. Va bene. Bastava questo? Ok. Qui c'è qualcosa? No.
di su. Così? No, aspetta. Speriamo che ce la facciamo. No, mi sa che non ce la facciamo. Ah, proprio un po' a culo e un po' a fortuna ce l'abbiamo fatta. Ok. E questa? No, non capisco questa che mi dà. Vabbè. Lo capiremo strada facendo. Quindi questo va così. Ah, eccolo qua. Che cosa fa? Proprio lisci lisci siamo andati. Aspetta. Così? Sì. Dai, che ce la fai. Perfetto. Olè. Allora, questa volta già planiamo dall'inizio, così non abbiamo troppi rischi. Olè. Qui che c'è qualcosa? Forse uscirà del vapore da sotto. Allora, qua le porte. E qua quello, va bene. Allora, questo così. Questo così. Aspetta, da qua? Ah no, è giusto. Però devo fare così. Ok, questo è stato apparentemente fa... No, non è stato apparentemente facile. Allora, rifacciamo come prima. Questo qua. Questo qua. Questo qua. Dai, che ce la fai. Perfetto. Olè. Ed è il primo che è andato. Ora da qua stessa cosa, quindi togliamo questo. No, da qua dobbiamo andare? L'ho perso di vista. Si è bloccato lì, mi scusi. Proviamo da capo. Allora, questo qua. Sì, sì, ho capito dove deve andare, però. Ok. Ah, da qua. Ok, questo qua. Questo qua. No. Forse era giusto questo. No! Vabbè, abbiamo capito, abbiamo capito. Olè. Ora si bloccherà là. Ok. Vai così. Ok. Aspetta. Vai qua. Ce la fai liscio liscio ad andare? Sì. Perfetto. Olè. Olè. Vai con l'ultimo. Perfetto. Mi sa che non ci siamo lasciati forzieri o altro. Non c'erano altre strade. Mi sa di no. Ok. Questa è la quarta, se non erro. Quarto fulmine. Sì. Olè.
Olè. Pozzo chiuso. No, non chiuso. Vabbè. Ci vedremo dopo. Allora, andiamo sempre dritti verso la sala degli dei. Non attaccatemi per favore, anche perché voi siete animali normali e non dei demoni. E questa è la via? Presumo di sì. Ho sbagliato male. Sì, ho sbagliato male. Dai. Vabbè, abbiamo recuperato in extremis. Da qua dobbiamo andare. Ok. Perfetto. Mi raccomando, non attaccatemi perché non voglio farvi del male. Voi che siete animali normali, tra virgolette. Ok. Ecco. Anche se non ci danno niente, comunque. Toh. A volte attacchiamo pure noi la schivata giusta. A volte però. A volte, solo a volte. Ok. Dai, con cattiveria. Piano. Venga qua, buon uomo. Olè! Perfetto. Allora, non ci resta che scalare il tutto. Forse lì c'era pure un forziere, ma vediamo se riusciamo a raccattarlo. Ok. Con leggiadria. Ecco qua il forziere. All'attacco! Il mondo va liberato dall'imperfezione divina! Ah, quello? Scusi. Se posso, ma proprio di niente noi lo indeboliamo. E se lo prendiamo sempre? Vabbè, dai. Vediamo. Piano. Aia. Sì, non ti preoccupare. Per ora datemi una mano a sconfiggere questo. Dai che ce la si fa. Bravissimo. No, qua non mi sei piaciuto, ci hai preso. Ti carica un po' con la vita. No. Che fa? Se ne va, buon uomo. Che fa? Sfugge? Io cerco di andare sempre corpo a corpo e non prendo magari le pietre, perché secondo me è un po' più facile. Perché con le pietre bisogna prendere la mira, eccetera. Invece. Olè. Dai. Piano. Dai, con cattiveria. Non manca tantissimo. Olè. Dai, questa volta lo stiamo affrontando un po' meglio rispetto alla prima. Piano. Vabbè. Ci piglia lo stesso a volte, però. Ok, dai, con cattiveria. Vai, ancora un poco. Perfetto.
Cioè, quelli sono morti tutti. Bene. Tante belle cose. Ok. Prendiamoci anche questo. Prima o poi impareremo ad utilizzarli in pozioni e cose varie. Mangia qualcosa così ti ricarichi. E ora saliamo. Questi li riprendo. Sì. Cosa sono? Ah, melograno normale. Olè. Come la scaliamo sta montagna? Pezzo ce la facciamo. Ok, ricarica un poco l'energia. Andiamo qua. Prendiamoci i funghi blu. E godiamoci un po' lo spettacolo. Panorama. Ok. Ritorniamo a noi. Beh sì dai, è fattibile. Pensavo che sarebbe stato un po' più difficile invece. Se può fa, se può fa. Olè. Siamo arrivati. Non ci blocchiamo tra gli alberi. Eccoci. Cleptomane. Che è la sedia da barbiere c'era. Con che camminata poi? Con che andatura? Tutta baldanzosa. La vista di quella grande sala lasciò Phoenix senza fiato. È davvero incredibile. È ora di ristrutturare un po'. Queste decorazioni con le colonne sono datate. Quindi qui siamo al sicuro? Ricordi quella cosa che ho rubato a Tifone? Era un pezzettino del suo occhio, per nascondere questo luogo al suo sguardo terribile. Non c'è di che. Hai detto che questa è la sala degli dei? Beh, dove sono gli altri? Lascia che cominci dal principio. Con la mano sulla spalla di Phoenix, Hermes raccontò la leggenda di Tifone, distruttore degli dei. Tifone, figlio di Gea, era un mostro sanguinario e crudele, ansioso di liberare i titani e spazzare via gli dei. Ha voluto sfidare Zeus per avere il dominio del cosmo. Per fortuna, Tifone fu sconfitto. Sì, vuoi dirlo forte! E imprigionato in una montagna, dove non avrebbe più potuto fare del male. Accidenti, devo tornare in forma come prima. Per migliaia di anni, Tifone rimase a marcire. Finché Elio non venne eclissato e stelle ardenti caddero dal cielo. Le stelle sciolsero le catene di Tifone e in un'esplosione di fuoco e fiamme, Tifone schizzò fuori dalla montagna. Gli dei lo avevano vessato e torturato. Mai più! Egli giurò. Il mondo verrà purificato! Gli dei pagheranno! E così Tifone cominciò a tessere la sua vendetta. Cada il velo che separa queste lande benedette dai tetri inferi! Che il Tartaro si faccia strada tra gli dei! Calpesta! Devasta!
Riduci in polvere questi dei falsi e bugiardi! Venite, dei dell'Olimpo! Brandite le armi e affrontatemi! Avete sottovalutato il mio potere, crocciolandovi nella vostra arroganza! Prostratevi davanti alla mia incrollabile perfezione! Alcuni dei scapparono, altri rimasero a combattere. Molti vennero catturati. Tifone li divise, privandoli delle loro essenze e trasformandoli radicalmente. In un ultimo, disperato tentativo di salvare le loro terre, gli dei invocarono gli eroi antichi, gli ultimi guerrieri con ancora qualche goccia di sangue divino nelle vene. Deboli e pavidi! I vostri eroi non saranno che l'ombra di ciò che furono e mi serviranno per l'eternità! Gli dei avevano fallito e gli eroi con loro, ma quando ormai ogni speranza sembrava persa... Insomma, tante lotte, tante sconfitte... E ora sei la nostra ultima speranza per restituire queste terre alla loro antica gloria e salvare il mondo dal caos. Tutto ciò che abbiamo, Phoenix, sei tu. Non voglio metterti pressione. No, ma che pressione. Ho perso un attimo il filo. Quello con i capelli a punta, sei tu o Tifone? Lascia stare. Gli dei sconfitti devono essere riuniti alle loro essenze per riottenere i loro poteri. E poi insieme dovrete sconfiggere Tifone. Ah, è una bella impresa. Vorrei che mio fratello fosse qui. Senti, non sono perfetto. Sono quello che ha portato Pandora sulla Terra per Zeus. Ma forse, dico forse, sei la persona giusta al momento giusto. Inoltre, sei letteralmente tutto quello che abbiamo, visto che gli altri sono stati sconfitti. Buona fortuna! Io resterò qui a fare nulla. Volevo dire, a occuparmi dei preparativi. Grazie, credo. Oh, ancora quella faccia, bene. La cosa migliore che puoi fare per cominciare è raggiungere la cima delle altre statue sull'Isola d'Oro, in modo da poter individuare gli dei mancanti. Trovali! Forse possono aiutarti a individuare le loro essenze rubate, anche se ultimamente non sono più loro stessi, quindi non ne sono sicuro. Che significa? Oh, lo scoprirai? Bene. Pensa, Phoenix. Cosa farebbe mio fratello? Probabilmente il Ligerone affronterebbe Tifone da solo, come quando sconfisse l'intera flotta di Sparta. Ma che voglio prendere in giro? È un'impresa più grande di me. Che cos'è? Di nuovo quello splendido profumo. L'ambrosia è vita! Desideri più protezione? Distillala qui e bevila. Poi... goditi il viaggio. Una volta Atena si è scolata tutta quella Kilix e ha distrutto l'intera flotta greca subito dopo essersi schierata con loro in battaglia. Una scena epica. Mi spiace, avresti dovuto esserci. C'erano molti dei miei parenti. Sono morti tutti. E io avevo detto ad Atena di non farlo, ma mi ha dato retta? No. Ok, quindi finalmente possiamo usare l'ambrosia. Potenzia la tua salute massima di un segmento di salute per aumentare la quantità di danni che puoi sopportare. Eh sì. Solo? Ne abbiamo 6, scusa. Ah, forse è per la prima volta. Guardala là. Si è dopata. Ok.
Ne abbiamo 6. Posso? No. Vabbè. Ritorneremo la prossima volta. Qua invece sarà per l'energia. Qui ci vorrebbe filottete. È qui che vi allenate. Oh, dei no. Per me è una perdita di tempo. Basta barare usando il fulmine di Zeus per potenziare forza e resistenza. Io faccio così. Occhio, eh. Davvero di ispirazione. Me lo dicono spesso. Beh, a sto punto... ci abbiamo pure noi un fulmine. Va bene. Olè. Ah, ma quindi lì compaiono quelli che servono sopra quelli che abbiamo, capito? Va bene, va bene. Qui che c'è? Oh, è la cucina di Efesto. Che dolce. Cerca di non infilzarti da qualche parte. Ma Fenix non stava ascoltando. Una forza nascosta l'attirava verso la fucina. I frammenti adamantini che aveva raccolto volevano essere forgiati. Abbiamo qualcosa? Ah, quelli lì. Beh, però dai, siccome non abbiamo un equipaggiamento ancora al massimo, io quasi quasi starei così, starei così. Qui è per fare le pozioni, immagino. Bel calderone. Fenix lasciò svanire il complimento nel silenzio e provò a concentrarsi su eventuali ricette di pozioni. Così randomiche le dobbiamo fare le ricette? Ah no, me li dai tu, bene. Ah. Vabbè, a sto punto, scusa. Ci teniamo un po' tutto già e... Perfetto. Buono, eh? Va bene. Sono le pozioni d'attacco, di difesa. Qui che cos'è? Il codex? Qualche idea per affrontare Tifone? A quanto pare, a voi mortali serve un incentivo, quindi per ogni successo ti darò dell'elettro. E visto che sono il dio del commercio, potrai spenderlo proprio qui per... Indovina? Esatto, commerciare. Che fantasia. Oppure potresti pagarmi con il tuo elettro. Ma l'incentivo non era per me. Sono il dio del guadagno. Che prezzi! Wow! Sono anche il dio dei ladri. Ognuno me ha i suoi accorto. Vizi. Che cosa c'è sotto? È una lista di faccende da fare. Qualcuno deve far pulire, Ares. Ma hai provato a togliere il sangue da un mare di sangue? Eh? Quella sì che è un'impresa. Vabbè. Avanzano gli incarichi eroici... Per ottenere ricompense esclusive, completa gli incarichi vitali per ottenere elettro e scambiarlo nel mercato. Vediamo che ci dà. Ah, qua ci dà soltanto gli incarichi, benissimo. Pure a tempo alcuni. Vabbè, ci guarderemo dopo. Questo è per rifarci il look, immagino. È qui che gli dei si fanno controllare i denti? No. Qui è dove ci togliamo la pelle per cambiare aspetto. Sempre meglio che andare dal dentista.
Sì, vediamo. Ci dà soltanto ok. E allora no, ci teniamo la nostra protagonista. E ultimo, giusto? Ci siamo fatto. Ci siamo girati tutte la. Che cos'è? Le cose. Non ne sono sicuro. L'ha fatto consegnare Ade. Lascia un'offerta al traghettatore e potrebbe giungere un aiuto inaspettato. Ma fa attenzione. Argo ha rotto l'ultimo dono dall'oltretomba. E guarda che gli è successo. Chi è Argo? Appunto. Ok, quindi qui ci mettiamo le nostre monetine di Caronte per sbloccare le abilità. Ok, quindi questa è per finire la combo. Quasi quasi ci starebbe pure. Ci sono abbastanza abilità, eh. Vabbè, io direi che come prima ci sblocchiamo questa. Poi le altre semmai me le vedo un po' con calma. I poteri, che poteri abbiamo? Ira di Ares. Beh. Però. Questo giusto per curiosità. Bene, vabbè, ci guarderemo dopo. Olè. Un po' di elettro da spendere? No. Va bene, allora direi che per questo video è tutto. Abbiamo esplorato la casa degli dei. Dal prossimo episodio ci rituffiamo nelle missioni principali, anche perché ce ne ha sbloccate un bel po', dove si vedono le missioni. Vabbè. Ah, ecco, queste qui probabilmente. Sì. Vabbè, allora, come detto, ci rivediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, lasciate like e condividete questo video per supportare il canale e la serie. Ci vediamo al prossimo video. Grazie mille ancora. Ciao a tutti.